Live, you are live, eccoci qua. Buonasera, bentornati. Nuova settimana, nuovo lunedì, soprattutto nuova settimana da una delle zone più rosse di tutta Italia. E purtroppo non per favori politici, ma perché qui non ce la stiamo passando tanto bene. Io sono Mariana e intanto vi do il tempo di connettervi mentre avvio anche io il mio piccolo video party di questa diretta di oggi. Vi sono mancata un pochino questo weekend? Beh, oddio, diciamo che noi veniamo da un weekend molto, molto, molto movimentato, proprio perché, non so se qualcuno di voi c'è stato e ci ha seguito, ci abbiamo dato dentro sabato. È stata una super giornata tutta dedicata alla distopia e spero che vi sia piaciuto. Io non riesco ad avviare un video party e come mai? Vabbè, non ce la farò, pazienza. Allora, intanto, buonasera, bentornati, benvenuti. Ciao Valeria, ciao carissima, ciao, che bello ritrovarti. Mi siete un po' mancati, devo dire la verità, anche se oggi ho lavorato un mucchio e questa prima parte di diretta la voglio dedicare a qualche comunicazione di servizio. Allora, da questa mattina è un po' cambiato il giro del fumo. Ciao Emanuele, ciao carissimo, dopo ti scrivo dei libri, cioè, arrivo anche da te. Da questa mattina è un po' cambiato il giro del fumo per noi librai, un po' perché molti dei nostri distributori hanno chiuso proprio i battenti. Ciao Alfredo carissimo, ciao Ilaria, che bello ritrovarti. Un po' perché molti dei nostri distributori hanno purtroppo, ciao Stella, ciao cara, hanno purtroppo, grazie, oggi non si lavora, riposo dalla task force emergenza Covid-19 ed eccomi qui. Grandissima grazia, è bello averti qui con noi. Allora, diciamo che speriamo di allietarti un po' queste ore. Detto ciò, allora, che cosa è successo? L'ultimo giro di vite ha fatto sì che molti dei nostri distributori chiudessero. Alcuni sono rimasti aperti, ma non fatevi ingannare, in realtà i tracker, diciamo, chi fa poi le spedizioni non va, non ritira i libri, quindi non li portano i librai, quindi ciao belli. Per cui la situazione è la seguente: noi sino ad oggi siamo riusciti a fare consegne a domicilio a tutti e in tutta Italia, grazie al Pony e al Corriere, a queste poste private a cui ci stiamo appoggiando e dalle quali ci siamo sempre appoggiati. Eccoti, ciao, malumore buttato via, dai che siamo qui come al solito. Ma infatti, guarda, Daniele, l'idea di questa diretta mi ha tolto il malumore perché mi ha fatto capire un paio di cosette di cui adesso vi voglio raccontare. E quindi vi stavo dicendo, allora, fino ad oggi siamo riusciti, grazie alle nostre poste private, a spedire e a consegnare i vostri libri in tutta Italia. Proprio oggi è partita una spedizione su Perugia e su Trieste. Da oggi però non tutti i libri potremmo purtroppo riuscire a reperirli e quindi possiamo adempiere, possiamo seguire tutti i vostri desideri, per il semplice motivo che appunto molti distributori non funzionano e insomma un po' di cose si devono riassestare prima che possano effettivamente funzionare. Nella giornata di oggi mi sono messa sotto come una pazza e infatti sono qui dalle 3 di oggi pomeriggio per aggiornare tutto il catalogo che abbiamo online. Lo finirò nottetempo, per cui da domani mattina i libri che vedete sul nostro sito www.ladradilibri.com sono quelli che effettivamente abbiamo in essere, che abbiamo a catalogo. Tutti gli ordini che ci avete fatto sino ad oggi e che sono ancora inevasi perché dobbiamo ancora spedirveli, partiranno sicuramente perché gli ultimi ordini che erano fuori assortimento siamo riusciti a farli. Quindi non vi preoccupate, magari abbiamo solo uno scarto di qualche giorno in più, ma i vostri libri stanno arrivando. Appunto, stamattina ne sono partiti altri, per cui cerchiamo il più possibile di esserci finché la salute regge. E questa è la cosa più importante. Per cui da domani mattina il nostro sito sarà leggermente cambiato e modificato,
Oltretutto, come avrete visto, molte case editrici stanno procrastinando e di questo gliene diciamo grazie, le nuove uscite, con la speranza che poi non escano tutti insieme, se no sarà difficile per voi lettori seguirci e per noi librai approvvigionarcene di tutti i nuovissimi titoli che aspettavamo con urgenza e con ansia e che invece non riusciamo ad avere. Detto ciò, ultima postilla, è molto bello che le case editrici oggi si affannino e fuori fa un freddo porco. C'hai ragione, infatti, guarda, io oggi sono in pile. Oggi sono uscita con il mio pile perché non riuscivo, proprio un gelo pazzesco. Detto ciò, è molto bello che le case editrici stiano facendo un mucchio di promozioni. Io chiedo a loro se qualche casa editrice ci segue e a voi lettori, e so che il lettore è compulsivo e al lettore non importa dove sta comprando, però vi chiedo solo, e faccio un piccolo appello sfruttando questa diretta. Vi chiedo solo di pensare se un domani, una volta che avete comprato tutti i libri in super offerta che vi stanno dando da tutte le parti, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i mari, ciao Roby, ciao carissimo, ben trovato, che cosa succederebbe se un domani questi libri in libreria non li potrete più trovare, non li potreste più trovare perché di librerie non ne sono più rimaste. Lo so che sto dicendo un azzardo, che sto dicendo una cosa enorme, però ricordatevi che molti dei miei colleghi, e vabbè, mi ci metto dentro anch'io, da questa situazione non ne usciranno benissimo, perché lo sapete, già noi siamo in affanno. Per cui quando ordinate un libro, quando scegliete dove comprare un libro, magari strizzate l'occhiolino e date un po' retta non solo al vostro cuore di lettori, ma anche al vostro cuore di amanti dei libri e di chi ne porta avanti la voce, le case editrici, ma soprattutto e anche i librai. Facciamo parte tutti della stessa catena ed è giusto che tutti ci sia insieme. Lo so, Valeria, è una tristezza, però volgiamola in positivo. Magari da questa crisi, da questo disastro che sta coinvolgendo tutti, non solo noi librai, perché questo bisogna dirlo, magari chi lo sa, ne uscirà qualcosa di un riassesto e un riassetto che forse magari potrà aiutare tutti quanti. Tra parentesi, attenzione, attenzione, tra 2 giorni entra in vigore la legge sul libro, il fantastico provvedimento pro lettura, e quindi ci saranno un po' di travolgimenti anche sul piano degli sconti, anche sulle famosissime piattaforme online. E ricordo sempre che in questo momento di default generale il nostro problema non sono le piattaforme online, ma sono le case editrici. L'ho detto! Non volevo dirlo! Non volevo dirlo! Ma l'ho detto, pazienza, che vi devo dire? Sono una ladra, sono un po' cattivella, sono un po' birichina. E poiché voglio essere birichina in due, ecco che vi presento la nostra ospite di oggi. Attenzione, attenzione, è in arrivo con noi. Dove sei? Eccoti qua. Salviamo i librai, mitica. Ciao! Hashtag No, ciao cara. salviamo i librai. Ce la faremo e se non ce la faremo così come ce l'abbiamo fatta fino ad ora, magari troveremo dei nuovi modi per farcela lo stesso. Esatto. È una follia che le piattaforme possano applicare sconti random. Ma non potranno più farlo dal 25, cari miei, saremo tutti sotto l'egida del 5% massimo. Liliana, benvenuta. Ciao. Buonasera, ciao, ciao a tutti. E Qua allora? ancora, non mi sopporterai più. No, no, ma è bello rivederti. Che Grazie. buon vento ci porti? Ci può? Io? Dai, sabato full, bellissimo. Sì, il mio Qual è? cellulare stava morendo, cioè proprio non ce la faceva più. È stata una giornata fantastica. Bella. Abbiamo perso il male. Dove No, sei? il cellulare, scusa. No, è stata una schialatura di. Grande Daniele. Guarda, degli occhiali come i miei difficilmente si trovano in giro, ma perché mi piace vederci chiaro nelle cose, no? E allora, più grossi di così, che allarghiamo gli orizzonti. Sì, e Brava, brava. allora, sabato è stata una giornata fighissima, cioè è Vabbè. andata
ben oltre le nostre aspettative, insomma, dall'ipotesi di non poter realizzare nulla a causa del coronavirus, invece qualcosina l'abbiamo fatto. E ti dico, io ho ricevuto un sacco di, comunque, di messaggi, di complimenti, ma anche di ringraziamenti da parte delle persone che comunque, cioè chi mi ha scritto: guarda, io vi ringrazio tantissimo perché comunque in questo momento così difficile mi avete regalato una giornata un po' più leggera, un momento di svago, che alla fine questo era l'intento, diciamo, viste le circostanze. Poi che dire, i moderatori delle dirette sono... Grazie. Stanno svizzarretto stasera. Vai, vai, trovatemi sosia. Mia mamma mi dice che assomiglio a Elisa, vabbè, la cantante. C'hai ragione. Canto bene come lei, eh. Non ve lo faccio sentire, ma vi assicuro. Guarda, abbiamo già ospitato Prove Canore, basta. Sì, bene, ok. No, no, non sono qua per fare karaoke stasera, solo sotto la doccia. No, comunque... I moderatori delle dirette, fra l'altro, spettacolari, bravissimi, cioè veramente Giulia, Delos, Valentina, cioè super, super davvero. Gli autori, fantastici anche loro. E poi devo dire che comunque anche gli ascoltatori, chi ci ha seguito, sono nate Delle cioè, dirette, tra l'altro. delle... Sono in differita? Sì, scusami, mi è partita. No. È la mia, sono bipolare, no? Allora ogni tanto mi parte la distopica che c'è in me. No, dicevo, sono nati comunque dei confronti, delle riflessioni bellissimi, e le domande che hanno fatto. Poi io spero di essere riuscita a rispondere a tutte le domande, quelle del panel dove che mi riguardava. Se non l'ho fatto, tiratemi le orecchie. Però è stata una bellissima giornata. Abbiamo avuto in regia una fantastica Mariana che ha coordinato tutto. Il Tonani incanta nei discorsi, dico. Grande Tonani. No, ma poi mi piacerebbe sapere da voi che comunque state seguendo questa diretta adesso, siete stati contenti? Cioè, come l'avete vissuta la giornata? Come l'avete, vi è piaciuto? Avreste preferito qualcos'altro? Così sono curiosa. Scrivete, commentate, voglio sapere un po' cosa ne pensate. E tu, Mariana, cosa ne pensi? Grande Laura, guarda, per me è stato una conferma e devo essere sincera, devo dirlo, anche se sembrerò un po' spocchiosa, ma lo dirò e lo devo dire perché oggi è la giornata in cui mi devo togliere Togliti tutti i sassi. dalle scarpe perché se non faccio così qui si esplode. Vai. È stata la riconferma che una certa linea che il Covo ha preso di iperconnessione della libreria nei confronti del mondo del virtuale, non è una via sbagliata. Era un po' in dubbio ed era sempre titubante, sai, quando sperimenti. Non sono la prima a fare le dirette Facebook dalla libreria, però diciamo che noi avevamo proprio improntato anche con i miei collaboratori, le persone che ci danno una mano, un format di libri in diretta, di speciale dirette, insomma, con le sigle. Se toglie gli occhiali è identica a Silvia Andreoli, che è un'autrice. È vero, in effetti è vero. Insomma, e questa è stata una bellissima riconferma perché ci ha dimostrato come il nostro perseverare in una via ci abbia poi permesso di essere ancora più incisivi in momenti difficili e ostici in cui fisicamente ci è impossibile raggiungerci, e invece, grazie alla rete, riusciamo a farlo. Sì. Alfredo scrive: è stata una giornata interessante e coinvolgente. Grazie. Valentina, è stata una bellissima giornata. Brava Valentina. Valentina, moderatrice del... Vai, scusa. Terzo panel. Sì, no, Valentina Romandi, appunto la moderatrice del terzo panel che ha portato avanti, ha tenuto testa a tutti gli autori che doveva moderare, è stata bravissima, veramente. E no, non è facile comunque. E poi, cioè, cos'è?
La giornata è stata interessantissima, mia figlia ha deciso che le scrittrici hanno gli occhiali di Liliana, uguali ai suoi. Grazie, grazie. Con questi scrivo sicuramente meglio, i refusi magari me ne scappano meno, spero. No, allora, io intanto c'è da dire che comunque questa giornata, che è stata veramente tosta, io sono arrivata a sera che, cioè, ero cotta, perché comunque, vabbè, tu lavoravi dietro di lì, io gestivo anche Instagram di là, cioè dietro le quinte c'era un lavoro non indifferente. E ecco, poi comunque, diciamolo Liliana, questo dietro le quinte, perché molti pensano, ecco Stella Giordano si è paralizzata, perché molti pensano che noi si sia stati lì a giochicchiare e a fare le dirette, però i commenti li moderavamo, eravamo presenti con una bellissima campagna Instagram che avete fatto con le blogger ufficiali. Magistrale, guarda Liliana, che quando io avevo un'agenzia non sono mai riuscita a fare una cosa così figa come la vostra. Guarda, allora, intanto iniziamo a dire che ci stiamo preparando a questo evento praticamente da ottobre, novembre, cioè sono mesi di lavorazione, di preparazione. Abbiamo comunque, cioè noi sabato comunque stavamo gestendo 25 persone. Cioè, non è una robettina proprio così. Ospiti tra autori, blogger, insomma, è stato veramente. Esatto. Convenzione quindi virtuale per una fatica reale, bravo. Esatto. Sì, cioè, poi comunque diciamo, poi non tutti gli autori, insomma, hanno dimestichezza appunto con i social, quindi devi anche un attimino, cioè, essere sempre presente, reperibile per aiutarli. Cioè, coordinarsi non era facile. In più, ci si era messo pure Instagram, che non so che caspita di aggiornamento stava facendo con le stories che a noi servivano. Cioè, proprio io il cellulare oggi ho disinstallato, reinstallato tutto, perché mi era scoppiato completamente. Cioè, guarda, poverino, se poteva, cioè, cacciarmela dietro lui l'avrebbe fatto. Altro che la mia cover dietro, non so se si vede, Keep Calm and Be a Princess. Proprio. No, comunque è stata, cioè, una bella fatica quello. Poi abbiamo comunque lanciato anche il contest, che appunto alle due avevamo poi premiato i vincitori, e lì c'erano coinvolti anche altri illustratori che hanno preparato le illustrazioni appunto da associare ai racconti che hanno vinto. Quindi c'è stato anche il momento di interfacciarsi. No, sembrava tanta preparazione dietro, era tutto fluido. Caro Daniele, era tutto fluido, perché tu vedevi quello che si vede di solito quando accadono le cose davanti a una telecamera, ma ciò che accade dietro a una webcam, in questo caso una telecamera, è un lavoro immenso. Persone che urlano, che corrono, che scappano. Infuocati, io non so quante chiamate avrò ricevuto. E sai, Liliana, la richiesta più bizzarra che io ho ricevuto durante i panel, qual è stata? Proprio come numero WhatsApp di libreria. Ma è vero che voi spedite a casa? E questo mi ha fatto pensare tantissimo, perché effettivamente noi nelle nostre dinamiche quotidiane non siamo pronti a immaginare una libreria, non siamo abituati a immaginare un posto fisico in grado di virtualizzarsi anche nella consegna. Siamo abituati ad Amazon, siamo abituati a DPS, sì, siamo abituati agli store di Feltrinelli e di Mondadori, ma non pensiamo che ci possa essere questa specie di glitch tra quello che è fisico e quello che è virtuale. Esatto. Ed è questo quello che secondo me il Dystopian Day e tutto questo periodo tremendo in realtà ci sta dando la possibilità di testare. Sì, è vero. Anche un po' a quelli che dicono, ciao Silvia, ecco, è lei la Silvia Andreoli di cui facevano riferimento prima. Ciao Sosia, dicono che ci assomiglia. In barba a quelli che dicono, sì, però fisicamente è diverso. Certo, fisicamente è diverso, ma la realtà ci sta dimostrando che fisicamente forse non sarà più come prima. Non lo so, questo è un pensiero su cui varrebbe la pena. Sì, sì, sicuramente in questo momento, speriamo, sicuramente in questo momento diciamo che tutto quello che è
cioè l'aspetto dei social, della tecnologia, della rete, che magari fino a poco tempo fa veniva anche un po' snobbato. Esatto, diciamo che è un po' il suo momento per riscattarsi, per far vedere quali sono veramente i suoi lati positivi. Ciao Laura. Un attimo, Liliana, perché Laura è un'altra bravissima libraia. Sì, la conosco. e quindi, insomma, cioè, è un momento in cui veramente possono far vedere l'utilizzo, quello positivo, perché che sia la telefonata in famiglia, sai, senti tua sorella, la vedi in videochiamata, cioè sono attimi veramente importanti, momenti importanti, si possono fare proprio grazie, sono possibili grazie alla tecnologia che magari tanti odiano, o comunque tanti in questo momento avranno l'obbligo, se così vogliamo dire, di imparare ad utilizzarla. È vero. Per forza di cose. E per quanto riguarda il Dystopian Day, vabbè, ringrazio anche Deus, che poi oggi nel gruppo ha pubblicato quel bellissimo video che aveva preparato, che adesso non sì, riesco a recuperare. Che praticamente si doveva vedere lì da te, sulla tua parete, si sarebbe dovuto vedere lì da te. Però noi, cioè, non abbandoniamo comunque il progetto, perché qua appena aprono le gabbie, insomma, tutti a Milano al covo. Io intanto, scusami Liliana, ti interrompo, perché sui video ci stanno salutando, salutiamo Dario Tolani che ci sta seguendo in video party, Alberto Grandi, anche lui giornalista di Wired, ma anche e soprattutto autore di Nubila, un bel romanzo di fantascienza pubblicato dalla Prospero, Luca Cremo, che vabbè, insomma, ciao, bene o male tutti conosciamo, e Daniela Mir di Chili di Libri, che dice: eccomi, finalmente riesco a seguirti di nuovo dopo una settimana, felice di reincontrarti Daniela. Vai, scusami se ti ho interrotto. No, niente. Poi tra l'altro tu parlavi di richieste un po' assurde, cioè assurde nel senso, io ti dirò, a parte le richieste assurde che lasciamole lì dove sono, però mi ha fatto molto piacere, perché già durante le dirette hanno iniziato ad arrivare le richieste per la seconda edizione del Dystopian Day. Oh, che bello! Sì, autori interessanti. Aiuta a migliorare la grammatica, la sintassi e la retorica. Non tutti hanno questa dote, la retorica. Ma oddio, alle volte però, Valeria, la retorica non può essere che non una dote. Ma guarda, io di solito quando parlo faccio di quegli scivoloni che, se mi ascoltasse il mio professore di italiano, a bacchettoni proprio. Però sì, dai, si parla un po' come si mangia, ragazzi, quando si parla così con questi incontri, dai, su via. È vero. L'importante, come dicevo comunque anche oggi parlando un po' con una mia amica, l'importante è stare su. Il momento è difficile, non è facile neanche svegliarsi la mattina e trovare la forza di portare avanti i propri progetti o comunque di rivisitarli, perché in questo caso bisogna proprio rivisitare i propri progetti. Però ragazzi, bisogna farlo, perché se non lo si fa è un guaio, quindi sorridete sempre, nonostante tutto, restate su, perché quando si è felici, comunque quando si sta un po' su, anche le difese stanno su. Anche loro, sì. Valeria, hai ragione, anche in Italia. Io ho fatto un esame di retorica, mi ricorderò ancora. Siamo su. E penso che sia stata uno degli esami più belli che abbia mai dato. Vabbè, basta, scusa. Il discorso è potentissimo e poiché il discorso è potente e i nostri autori distopici lo hanno dimostrato, è importante e ci aiuta tantissimo anche a superare tante difficoltà, anche questo. E infatti si vede, ma guarda, in agenzia non erano tanto contenti, non ero così brava io. Vabbè, non ci credo. Lasciamo perdere. Vabbè, passiamo avanti. Allora, Liliana, ti sono arrivate già delle offerte, tra virgolette, per l'anno prossimo. Tipo? Sì. Richieste comunque. Allora, a parte il fatto che già per questa edizione siamo stati costretti a lasciar fuori degli autori. Perché comunque altrimenti si arrivava, ma anche solo da te, anche fisicamente. Cioè, una giornata non era
non ci saremmo cioè, stati tutti. No, 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 si rischiava di comunque dare pochissimo spazio e non valeva la pena. E quindi abbiamo già, cioè, abbiamo già un po' di prenotazioni, ecco. E poi anche ieri, comunque nell'arco della giornata, autori interessati. Poi mi fa piacere che comunque anche grazie a questa giornata tanti abbiano scoperto il nostro sito, il nostro gruppo, che comunque magari non è retorica. Dire stare su non è retorica, io sono più per accetto che la realtà sia cambiata e mi intristisce. Non so, Daniele, se stare su sia retorica, penso che sia molto più retorico, scusa Liliana, rispondo io, la parola, dire andrà tutto bene, questo è molto retorica, perché già adesso non sta andando bene e soprattutto andatelo a dire a chi sta perdendo dei cari o a chi ha i propri amici attaccati al respiratore in ospedale. Questo penso che sia più retorico di dire stare su per dire che forse è un modo carino per dire non buttarti troppo giù, perché poi è un attimo cadere e poi rialzarsi è molto, Ma molto più difficile. E giustamente vale notare che la retorica è l'arte del parlare, bravissima. E c'è questo doppio senso, noi abbiamo questa doppia accezione della parola retorica, che è l'arte retorica, cioè il sapere organizzare un discorso in modo tale che sia comprensibile, e invece usare delle forme retoriche, che come ben sappiamo sono le forme del tipo andrà tutto bene, non mollare, Milano non molla. Ecco, basta, l'ho detto, scusami, vai, tocca. sì, ma che comunque, cioè, alla fine, retorica o non retorica, ragazzi, bisogna stare su, perché se non stiamo su, cioè, non è che abbiamo alternative, bisogna stare su, punto e basta. Arcobaleni a parte. Tagli giù, punto e basta, basta, c'è niente Punto da e dire. basta, bisogna stare su, cioè, non è facile per nessuno, però bisogna stare su. Ti interrompo di nuovo, Daniela. Oui. I libri scrive nell'altro video parte che abbiamo avviato: andrà tutto bene, non si può dire. È una bugia che raccontiamo noi che siamo vivi, abbiamo tutti i cari vivi. Mia figlia di 7 anni ha scritto: rimanete a casa e andrà tutto bene perché insieme ce la faremo. E ha solo 7 anni, giustamente. Beh, andrà tutto bene, è una rassicurazione, cioè si cerca comunque di smussare quelli che sono gli angoli del panico. Quindi, cos'è? Guarda cosa scrive Daniele. Beh, allora, pare tutte dirette sarebbe stato, non dico impossibile, ma povera Mariana, povera Mariana. No, abbiamo optato perché in realtà comunque il programma iniziale prevedeva appunto questi tre panel principali e l'autore in vetrina, cioè quelle che voi avete visto, le interviste preregistrate, sarebbero dovute essere la formula classica dell'autore in vetrina da Mariana e magari interviste in diretta nei momenti buchi tra una diretta e l'altra su Instagram da riprendere poi. Cioè, abbiamo dovuto comunque risistemare tutta la programmazione per dare spazio a tutti e purtroppo i miracoli non li possiamo fare e abbiamo optato per questa scelta, che però vi ha fatto comunque, mi auguro, conoscere degli autori che magari non conoscevate, vi ha fatto conoscere dei titoli nuovi Esatto. e quindi insomma va bene anche così, dai. Brava, brava. Il nostro Alfredo ci ricorda: è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. Ah, già, Ecco. Poi, bravo, hai ragione, per carità, un attimo di. poi la scintilla che vedo in te rafforza quella che cerco in me, Hansel e Gretel nel 2020. No, Oh, che meraviglia! Brava, ecco, ma poi per. una bella annotazione. Vai, dimmi. No, dicevo, poi comunque i momenti di sconforto ci stanno, perché non siamo dei robot, siamo delle persone, quindi però piuttosto è meglio farsi quel bel pianto, ti chiudi in bagno, ti nascondi da tutti, fum! Fiumi di lacrime e poi dopo rindossi il tuo bel sorriso perché comunque quello ti aiuta ad affrontare la giornata. Brava, Almeno è vero, è vero. io la vedo un po' così, poi vabbè, io sono mamma, ho due bambini e quindi non posso assolutamente permettermi di perdere il sorriso. È vero, è verissimo. No, quello poi è importante. E devo dire Poi che
salva le volte. Sì. Poi ti dirò, volevo riprendere un attimo quel discorso, perché ultimamente, ed è uscito anche durante il Dystopian Day questa cosa, sì, tanti autori che comunque magari anche sulle loro bacheche personali scrivono appunto che in questo periodo fanno fatica a concentrarsi e chiedono, ma ragazzi, ma voi riuscite a scrivere? Ma voi riuscite a leggere? Perché non ce la fanno. È vero, cioè è vero nel senso che comunque la concentrazione, quando si arriva a questi livelli di preoccupazione. Ah, ma che bello! Grazie. Dai. Sì, c'è Delos Veronesi che cerca di disegnarmi come un'arpia, ma alla fine io non sono così. Ah, anche non sono così cattiva. Vecchio meccanismo del chi disprezza compra, lo sappiamo tutti. Sì, magari sono gli occhiali che spaventano, però fondamentalmente sono buona, dai. No, dicevo appunto, è vero, perché comunque quando si raggiungono questi livelli di, cioè, di ansia, di preoccupazione, la concentrazione è la prima cosa che si volatilizza. Però, sì, però ti dico, io nel mio piccolo, diciamo che adesso oramai è un mesetto che sono chiusa in casa anch'io con i bimbi, e ho ricominciato oggi a scrivere bene, ma perché ho trovato l'equilibrio anche con la gestione dei bambini, e c'è anche quello, però sì, un po' di la mente un po' viaggia, diciamo, però bisogna sforzarsi anche lì un pochino e mantenere quella che è l'abitudine, la normalità. Infatti, e qui anche Deborah dice, in attesa di riabbracciarvi tutti di persona, i panel erano molto interessanti, per il resto sto ancora recuperando tutte le interviste, mi guardo tutto con calma, così il Dystopian Day dura di più. Cara Deborah, a tutti che ci state seguendo, io spero di riuscire a finire nella giornata di oggi il caricamento di tutti i video su YouTube, perché oggi è una di quelle giornate da dissanguamento di qualsiasi, cioè il tempo è volato, Sì, volato. vero. Per tirarsi su una poesia di Emily Dickinson, che spero che adesso Alfredo ci condivida, vediamo. Sono i due puntini, la sentiamo. Esatto. Vediamo un po' se ci condivide questa meraviglia. Ah, proprio così, verso per Ah, commento. ok. Verso a commento. Leggi tu? Uno Per fare un tu, uno io? po'. Vediamo. Vabbè, adesso, ecco. Ah, per fare un prato ci. Vai. Leggi tu? Ah, per fare un prato? Sto Sto provando. provando. Ne componiamo una nuova, vai. Per fare un prato ci. Per fare un prato? Sto provando. Aspettiamo, intanto tu scrivicela che siamo curiosi. E allora, e quindi, qual è, io chiedo a voi, qual è il panel che vi è piaciuto di più, se ce n'è stato, e a te Liliana, qual è quello che ti ha coinvolto maggiormente come non solo organizzatrice, ma soprattutto tu li hai seguiti. Allora, io li ho seguiti. No, no, allora qua mi inizia già a suonarmi il telefono. Allora, li ho seguiti, vabbè, nel primo c'ero anch'io. Li ho seguiti, diciamo, tutti, leggermente a intervalli, perché a un certo punto ho avuto bisogno anche io di andare a far pipì e mi sono persa a mangiare qualcosa. E poi perché comunque cercavo di seguire anche la gestione su Instagram, quindi anche se ero seduta davanti al computer e ascoltavo, diciamo che avevo un orecchio qui, uno dall'altra parte, l'occhio sul cellulare. Eccolo qui, è arrivato. Dai, Oh. per fare un prato ci vogliono un trifoglio e un'ape. Un trifoglio, un'ape e il sogno. Il sogno basta se le api sono poche. Dai, che bello. Che bello. Grazie. Ah, grazie Alfredo. Grazie mille di questa condivisione. In effetti è molto carina e ci risolleva il morale. Ecco fatto, infatti. Grazie. Grazie mille, che bello, dai, anche le poesie. Beh, ma ragazzi, il 21, tra parentesi, era anche la giornata Primavera. mondiale della poesia, cioè E c'era anche tutto. primo giorno di primavera. E anche la prima convention virtuale organizzata in una libreria, diciamolo! È stato un giorno delle prime volte. Primi. Mamma mia, No, ragazzi. veramente. No, allora, il panel che mi è piaciuto di più, cioè che mi ha coinvolto di più, vabbè, a parte il primo panel c'ero anch'io e oltretutto parlavamo di un tema che a me sta molto a cuore, quindi del femminismo, insomma, abbiamo toccato delle tematiche
delicate, importanti, e quindi poi quello l'ho seguito tutto dall'inizio alla fine e quindi quello mi è piaciuto molto. Poi mi sono piaciuti tutti, però anche il secondo panel, quello dedicato agli esperti del settore. Ma che bello, stanno sbizzarrendo i nostri. Vai, grandi. La violenza non ha causa, esiste, inseguila e sparisce, non inseguirla e appare. Oh mio Dio, che meraviglia! Questa è una bella. Il femminismo distopico. Distopico, sì. E dicevo, anche il secondo panel, comunque, dove c'erano gli esperti del settore, secondo me è stato molto utile anche per chi ci seguiva, perché ha potuto fare un sacco di domande e capire forse un po' meglio come si muove le dinamiche di questo mondo, che magari uno dice, ah, io amo i libri, le librerie, però cosa c'è dietro? Funziona veramente. C'è un abisso, un oceano. Cioè, si è nato tutto un dibattito molto bello. Tonani parla come scrive, di brutto. Dobbiamo dirglielo, andare. e poi si è aperto proprio in quel secondo panel un dibattito molto interessante sul costo dell'ebook e sul valore dell'ebook. Sì. Tra i lettori, ed è stato molto bello vedere come i lettori avessero una percezione che poi invece non era quella che invece avevano gli editori. Sì, perché tante volte, sai, è facile comunque commentare, dire cose, però se non hai dati alla mano, se non sai, sì. Cioè, è facile anche sbagliarsi, quindi se uno le cose le sa, allora può anche magari, cioè, cambiare idea su determinate cose o comunque, cioè, ragionarci con cognizione di causa, e quindi secondo me è stato molto molto utile questo panel, ma anche per gli autori che vogliono un domani comunque pubblicare. Cioè, io mi ricordo che adesso torno indietro quando io ho pubblicato il mio primo romanzo, cioè io sono partita come self-publishing nel 2012. Che avevo il mio primo romanzo, l'avevo tenuto nel cassetto per un annetto e mezzo circa, e non conoscevo niente, cioè non sapevo niente dell'editoria, e mi sono tuffata in questo oceano pieno di pesci e cani anche attraverso appunto il self-publishing con gli ebook, e ai tempi erano visti come l'abominio, quindi ti dico, cioè, giusto per far capire lo sgomitamento per riuscire a combinare qualcosa. E cioè, all'epoca, se qualcuno, cioè se ci fosse stato un panel, insomma, dove un esperto di settore mi avesse spiegato meglio le cose, non sarebbe stato male. Quindi, cioè, questa cosa l'abbiamo fatta proprio anche in funzione di, perché ricevo spesso comunque messaggi di autori, che aspiranti autori che mi scrivono, mi chiedono consigli. Poi io, per carità, nel mio piccolo cerco di prestare la mia esperienza per dare qualche suggerimento, però gli esperti di settore, cioè, chi meglio di loro, insomma, sanno e possono sapere. È vero, è vero. Esatto. Intanto ti rifaccio comparire il commento di Romina, che dice: eroine distopiche, il mio preferito per le ragioni che chi mi conosce sa bene. Il secondo panel, interessante soprattutto per comprendere dinamiche sconosciute a molti lettori, come giustamente dicevi anche tu, Liliana. Terzo panel, grande regia di Valentina. Decisamente, ragazzi. Sì, sono d'accordo. È stato proprio sì. E Romina, tra l'altro, era una delle blogger ufficiali. Esatto. E poi, infatti, nei prossimi giorni comunque continueranno ad uscire articoli, quindi seguite sempre sia il nostro sito che i loro blog, perché usciranno le recensioni dei libri che comunque loro hanno letto, per poter intervistare gli autori, e anche delle interviste per iscritto che magari vanno a, diciamo, a punzecchiare i nostri cari autori con qualche domandina che durante le dirette non è stata fatta, comunque nei video. Io parlo e scrivo da anni sulle dinamiche librarie, ma credo che online si sia potuto fare un discorso più serio. Non so come mai dal vivo si finisce a dialogare tra sordi. Questo ce lo scrive Emanuele Manco, e sai che è vero. Sai che è vero. Io ho delle teorie in merito, ma non posso permettermi di dirle.
non sono avvallate da dati, sono solo teorie. Quindi dovrò prima raccogliere ancora un po', prima di dire che sto. Devi continuare a documentarti ancora un attimo. Sì. Beh, tu conta che io ho iniziato a lavorare nel digital dal 2008, per cui queste sono dinamiche che studio non solo a livello di libreria, di comunicazione, ma proprio anche a livello sociale. Ed effettivamente, vabbè, un giorno ve ne parlerò. Un giorno magari vi darò il consiglio di alcuni specialisti, esperti che hanno dei blog molto interessanti, che sono degni di essere seguiti, perché poi in rete se ne trova un po' di tutto, no? Su come funzionano certi sistemi, certe dinamiche, per cui le agenzie letterarie sono da anni nel self-publishing. C'ha ragione, Valeria. E parlando di agenzie letterarie, mi è dispiaciuto che non sia riuscito, perché ci sarebbe dovuto essere anche Leonardo Di Lascia nel secondo panel, appunto, come agente letterario. Secondo me avrebbe portato anche lui un bel po' di confronti, insomma, avrebbe risposto sicuramente a delle domande molto interessanti. Speriamo, appunto, anche lì di rifarla dal vivo, che magari così gliele facciamo di persona queste domande. Brava, brava, brava. Intanto vi segnalo il link, vabbè, scusate per l'autopromozione, ma grazie dell'autopromozione, Emanuele, il link che ci ha segnalato Emanuele dal suo blog, proprio dedicato ai suoi prezzi dei libri, che io avevo già letto a suo tempo e ho trovato molto interessante. Per cui, oltretutto, Emanuele Manco è uno di quei personaggi, diciamo, del nostro ambiente tra scrittori, editori, cura un magazine online che è Fantasy Magazine, che è bellissimo, molto interessante, soprattutto per chi ama il settore, che è una di quelle persone che sono degne di essere seguite, sono degne di nota. Per cui, seguiamolo tutti, allora. Ti teniamo d'occhio. Io anche di più con questi occhiali. Ah, guarda, ci arrivano altre poesie, sai? C'è Sebastiano che ci scrive poesia. Ecco, angelo massiccio, sulle tue spalle dormono città di amici. Chiedo scusa se off topic, però scusami, Sebastiano, di chi è l'autore? Vogliamo saperlo. Sei tu? È tua? Perché se tua è bellissima. Che poi prendiamo ispirazione per nuovi tatuaggi anche. Ah, sì, sicuro. Poi tu ne hai un po'. Io non ho mai un tatuaggio. No, io oramai ho superato la ventina. Non li conto più. Stavo di età, scusa. Anche lì ho superato la ventina. Scusa. Guarda, io sono alla quarantina, purtroppo. Guarda che ci sono vicinissima, allora. Hai appena superato la ventina. Sì, un po' di anni. E allora, Liliana, prossimi progetti, vai, dici un po'. Prossimi progetti, allora, intanto magari prendiamo un po' di pausa e poi iniziamo a organizzare la seconda edizione del Dystopian Day. No, allora, intanto prossimi progetti, io come sempre voglio portare avanti la voce di Leggere Distopico, che per me comunque è sempre stata un po' una crociata e adesso è comunque un sito che, diciamo, è molto utile a tanti lettori, è diventato un punto di riferimento per molti lettori che cercano appunto questa tipologia di romanzi, ma non solo, perché poi noi abbiamo anche comunque un po' allargato. Non è vero che ne ho 47, hai appena superato Sei un fiore, sei un fiore. La mia della Dickinson, il quale libretto me l'ha regalato l'edicolante. Vedi, bravo l'edicolante che regala la Dickinson, come se fosse infatti, se adesso mi sente farace questa cosa di Topolini mi uccide. Non 50, Daniele, pure tu hai appena superato la ventina, dai. Sì, ma ragazzi, cioè, siamo giovincelli tutti, l'importante è l'età che ci sentiamo dentro. Brava, brava. Vabbè, allora rimane Ma va. E niente, no, dai, di progetti, insomma, continuare a leggere, a recensire anche sul mio sito personale, magari recuperare gli eventi che sono saltati fisicamente, anche per la promozione del mio ultimo romanzo, speriamo. Quindi, il titolo del tuo ultimo romanzo pubblicato dalla Corte Editore, che è uno di quelli che ho venduto. Cavie, mi fa piacere. Sì. Cavie, esatto. Cavie, sì, esatto. E Pubblicato dalla Corte Editore. Sì, pubblicato dalla Corte Editore e niente, poi per il resto, insomma, continuiamo a scrivere,
a sorridere, a sognare, ragazzi, a comunicare nonostante le distanze. Cioè, anch'io piuttosto pubblico 2, 3, 4 storie in più su Instagram, dementi, ma insomma, per stare sempre un po' allegri e su, bisogna stare vicini. Una cosa che, ripeto, mi è piaciuta tantissimo, comunque è stata la reazione, cioè questa solidarietà che è nata tra tutti gli italiani inizialmente, cioè insomma tutti a suonare sui balconi, a cantare, cioè ci fa sentire vicini anche se siamo lontani. E così come le tue dirette, quando consigli di libri, quando si parla di, parliamo di cose belle, ma non perché non ci interessa quello che sta succedendo, no, ma perché comunque non vogliamo farci schiacciare da quello che sta succedendo, che è diverso. Siamo costretti a una solitudine anche affettiva e magari poi forse dopo questa esperienza ce ne accorgeremo di quanto è importante il contatto fisico con l'altro accanto a noi e cerchiamo di sopperire questa mancanza con la presenza, che è invece un'altra cosa molto importante. Presenza non, diciamo, del raccontarsi e basta, e dell'autopromozione, perché questo bisogna anche dire, ma la presenza in modo tale che sia una condivisione, anche quella presenza. Sì, guarda, ti faccio un esempio. Ieri ho preso coraggio, sono andata a fare la spesa, e cioè nella corsia, ovviamente sempre a distanza, mascherina io, mascherina loro, uno mi ha chiesto dove era il sale grosso, mi sono emozionata perché una persona mi aveva rivolto la parola, una persona che non rientrasse nella mia cerchia familiare, mi ha chiesto dove era il sale grosso, ecco, mi sono emozionata e da lì ho pensato davvero, quando tutto questo sarà finito, sarà interessante vedere cosa accadrà. Prima di iniziare la diretta ne parlavamo, che comunque adesso è già un mesetto che siamo così e la situazione attuale sta diventando la nuova normalità, perché alla fine è così, non ci si accorge, come quando cambiano il senso di una strada, all'inizio dici, poi dopo un mese per te quella strada è sempre andata in quella direzione. È vero. E quindi, insomma, anche questo è un rischio che stiamo correndo, quindi speriamo veramente che dopo ci siano i famosi abbracci e baci, ci vorrà tempo magari per sentirsi al sicuro, insomma. Sono tante le dinamiche che dovremo prendere in considerazione e tanti pensieri con cui dovremo fare i conti adesso, dopo, durante, insomma. Vorrei tanto poter dire che quando tutto sarà finito sarà tutto come prima, ma tanto so che non sarà così. Niente sarà più come prima. Dicono che tutto sarà come prima. Però questa è anche la storia, Liliana, è la ciclicità degli eventi storici. Sì. Chi ha studiato storia, chi ha dato un banalissimo esame di storia anche medievale, come l'ha sottoscritto al tempo dell'università, ha capito che e ha visto come queste cose periodicamente tornano, perché fanno parte del nostro esistere su questo pianeta, purtroppo. Per fortuna, dipende dai punti. Guarda, io ti dico, io sono convinta che dopo niente sarà più come prima, però mi auguro che veramente l'uomo riesca a trarne qualcosa di buono, cioè perché anche dai mali più peggiori c'è sempre una lezione, un qualcosa di buono che possiamo imparare. Quindi mi auguro almeno quello. Non lo so, Liliana, mi riprometterò. Sono ottimista. Di rileggere le Candide di Voltaire, così vediamo un po' come funziona. Io sono un ottimista. Daniele dice, io faccio finta di non saper gestire il banco verdura per rimorchiare, ma nessuna casalinga mi fida. Daniele, riprovaci più avanti. Bravo, riprovaci più avanti. Oltretutto questa cosa, Liliana, che tu hai detto delle lacrime, è successa anche a me. Io mercoledì scorso, era il mio turno in casa per andare a fare la spesa, ho incontrato sulla soglia la responsabile del punto vendita dove vado io, e che ormai è anche una mia cliente, quel covo, insomma, una persona a cui voglio bene, e Maspere, lo so, Romina. il secondo interessante, il terzo ricco di spunti e riflessioni, dice Deborah. Bene. Ragazzi, lei mi ha salutato, ha detto la mascherina, e io mi stavo
Io mi stavo mettendo a piangere, cioè io stavo per esplodere in lacrime, prima di tutto perché ero contenta di rivederla lì, cioè se lei era lì vuol dire che stava bene, e poi era troppo l'emozione di rivedere una persona che stimo e che voglio bene fisicamente, insomma. C'era uno dal verduraio che mi fissava. Era lui, era Daniele. Era Daniele, non ero io. Fantastico. Magari potresti cominciare a fissarvi da una webcam. Oh, scusami, Sì, vi ha lanciato l'idea, ragazzi. coronavirus. Ti posso, perché mancano purtroppo 10 minuti al completamento della nostra ora e io volevo solo dare un bietolone, diceva Manuela. Ora stiamo andando un po' in vacca, Ma diciamoci. sì, ma sì, ma va bene, ci sta. Io volevo solo consigliare il mio unico libro che avevo effettivamente preparato per la diretta e che è un libro che mi sta molto a cuore. Per cui Liliana, io ti saluto e... Grazie ancora di tutto, Mariana. Dice Valeria, vabbè. Grazie a tutti e niente, ancora bacioni, seguiamoci, ok? Non perdiamo il contatto. Ciao di Ciao. nuovo, ciao ciao. Ciao. Ed eccoci qua, tornati. Abbiamo salutato la nostra Liliana Marchesi, mente, cuore e anima del Dystopian Day, che appunto abbiamo ospitato il sabato appena trascorso. Io spero di riuscire entro questa serata a caricare tutti i video, diciamo, che abbiamo realizzato durante la giornata. E adesso arriva il mio consiglio di lettura. Lo avevo preparato proprio sabato, quando un mio carissimo amico e anche un carissimo amico dell'autore di cui vi sto per parlare mi ha mandato un link che mi ha veramente fatto venire la lacrimuccia, perché in questo periodo in cui ne succedono di ogni, che succede anche questa e che persone importanti, brave e intelligenti se ne vadano, anche questo non è bello. Oltretutto è di oggi anche un'altra brutta notizia di un autore che ci ha lasciato, di un grandissimo pensatore che ci ha lasciato. Volevo condividere considerazione, ma vedete e sentite cosa sta succedendo. Stiamo comunicando comunque. Certo che continuiamo a seguirci, c'hai ragione Romina, hai ragione, hai ragione. E allora, prima di dirvi di che sto parlando, vediamo se qualcuno riconosce quest'incipit, che è uno, secondo me, dei romanzi più belli che lui, questa persona, abbia mai scritto. Da che parte andiamo? In fondo a sinistra. Ci avrei giurato. Cimitero di Chiaravalle. Sembra un giardino nella bella luce di un primo pomeriggio estivo. Il commissario Magritte ha messo su 3 o 4 chili, così almeno pare al giornalista milanese che lo accompagna. Per il resto, uguale. Baffi alla Paolo Conte, occhi tra il grigio e il verde, vagamente ironici. Camminata da orso addomesticato. Soliti jeans, casacca da rugby, stavolta a righe viola e blu. Com'è andata? La domanda scatta dopo la stretta di mano in via Scarlatti, subito dopo che Magritte si è seduto in auto e acceso una sigaretta. È andata che Carletto si è sentito male il giorno prima di partire per il Tour 2009. Fegato. Dal tour gli telefonavano quasi ogni giorno e sembrava di parlare con un fantasma. Poi la voce si era rinfrancata e scherzava con Fabrizio, con Philippe, con Ludo il Grosso. 2 giorni dopo la fine del tour, il giornalista era andato a casa sua con Marco e Alberto e quasi non ci credeva. Un Carletto lucido e allegro come ai bei tempi, pizzette e tartine sul tavolino basso. Chablis preso dal frigo. Sulle braccia si vedevano i segni delle cure. Tra una settimana vado a Clusone a tirarmi su. Non era passata la settimana. Ed era morto. Magritte ascolta il racconto camminando con le braccia dietro la schiena. Settore F8. Nella foto Carletto in maniche di camicia, sullo sfondo un muretto di sassi. Forse c'era il mare. Carletto sorride e anche la moglie, Gabriella, sorride. Una bella coppia, dice Magritte. Si guarda intorno, non c'è nessuno. Tira fuori di tasca un pacchetto di Gauloise blu e ne sbriciola una davanti al colombario. Alla sua età non vuol fare la figura del ragazzino di Père Lachaise davanti alla tomba di Jim Morrison. Mi fermo. Chi ha riconosciuto quello che sto leggendo?
quello che sto leggendo è Ischia, un bellissimo romanzo scritto da Gianni Mura, che purtroppo ci ha lasciato proprio questo sabato, e questo è il mio consiglio di lettura. Se non avete mai letto le avventure del suo commissario Magritte, Jules Magritte, questa è un'ottima occasione per poter scoprire un romanzo e un autore che siamo abituati a leggere come giornalista, ma che anche come giallista e come autore non era da sbattere via, anzi, questa è una bellissima è una bellissima avventura, è una nuova avventura di Jules Magritte, che, come dice lo stesso titolo, si svolge nella bellissima Ischia. Questo ve lo consiglio un po' per ricordare la memoria di un grande giornalista e di un bravissimo scrittore, di un bravo scrittore, ma anche e soprattutto per ricordarvi, per permettervi magari con una bella indagine gialla di fare un giro in quell'isola meravigliosa, in quel posto stupendo che è appunto Ischia, visto che adesso in giro non ci possiamo andare, per cui uniamo l'utile al dilettevole e magari facciamoci una bella passeggiata per le strade di Ischia insieme al genio giallo di Gianni Mura. Detto questo, ragazzi, io vi lascio perché la nostra diretta termina qui. Sono molto contenta che voi ci abbiate seguito, sono molto contenta dei consigli e delle poesie che avete condiviso con noi, e ti ringrazio soprattutto Sebastiano per averci condiviso quella che era tua, e quindi ancora più bello, perché per me è stato ancora più importante il fatto che tu abbia voluto condividere un tuo pensiero in questa su questo palcoscenico, diciamo, pubblico. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani. Baci anche a te, cara Silvia. Io vi do appuntamento domani. Domani non sarò da sola, sarò circondata da due bei fustacchioni. Quali sono? Beh, se avete sbirciato sulla nostra pagina l'avete già capito, domani il bravo Manuel Figliolini della Bottega del Giallo intervisterà per noi Giallo di Villa Nebbia, ovvero Roberto Carboni. Vi aspetto, come al solito, domani sera alle 18:30 qui dal Covo della Ladra e dalla Zona Rossa. È tutto. Vi bacio e vi abbraccio e mi raccomando, restate connessi, anche iperconnessi, va bene lo stesso, perché stiate bene. Ciao Romina, ciao Emanuele e ciao Daniela, che ci avete tenuto compagnia insieme a noi in questa serata. Bacio, ciao!